Salve a tutti ragazzi, sono Kenny Mark e questo è un nuovo video su Kai di Shogunato Italiano. E siamo di nuovo qui su Watch Dogs, come potete vedere. Neutralizziamolo. No, cavolo. E sì, di solito faccio un'intro un po' più curata, ci sto proprio attento a quello che dico, ma ho voluto iniziare subito dopo quel video. In realtà l'ho già persa una, cioè, perché mi sono andato a schiantare e lui è riuscito a scappare. E ho registrato subito questa. Allora, neutralizza, come faccio? Cioè, devo proprio fare gli incidenti. Mi sa che ti ho già neutralizzato abbastanza. No. Allora, vogliamo fargli fare un incidente serio. Va bene, allora seguiamolo. Scusa, esagerato. Sì, non è il momento di una chiamata, lo sai? No, no, ti devi calmare un attimo. Sta inseguendo quel tizio. Come mi conosci, sorellina? No! Come faccio a neutralizzarlo? Voglio vedere cosa fa, cioè voglio vedere come posso bloccarlo, perché non voglio ucciderlo, devo prenderlo. Cioè, se volessi ucciderlo gli sparerei. Allora, tanto mia sorella... C'era un neutralizza con la Q e l'ho premuto, però non ha funzionato. Aspetta, vediamo se va a sinistra. Non capisco come funziona. Devo tenere premuto per il ponte? Perché non vedo ci sono delle colonnine? Non ti ho neutralizzato abbastanza? No, bastaso! E come cavolo faccio adesso? Maledetto! Guardate, io lo sto detestando questo individuo. Ti ho distrutto la macchina, devo distruggertela del tutto allora, eh? Vuoi così te? Eh no, così mi fermo io da solo. Allora, ragazzi, è più difficile di quello che sembra, perché bisogna muoversi e premere Q, che tra l'altro è proprio a sinistra dei tasti direzionali. No! E volevo farglielo fare a lui. Esci la macchina. Cosa voglio? Ma muori. Neutralizzato. Oh. Uso della forza giustificabile. Prendiamo una 1911 e hackeriamoti pure, bastato. Oddio. L'hanno fatto apposta per allontanarci da lì. Lo hanno fatto apposta per allontanarci dalla casa? Qualcuno che vuole allontanarci da casa. Ok, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere... Stata al quartiere Lupo, non so dirti altro. But that's as far as I can see. Okay, I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Posso scrivere il punto esatto in cui ha chiamato. Ok. He's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. Non sarà facile, ok, quindi... Vediamo un attimo come funziona il ponte intanto.
se lo premo. Dove devo andare intanto? Poi metterò i punti di abilità in un momento più calmo. Dove devo andare? Qua? No, questa è la missione, mi sa, dell'espansione. Dove devo andare? Mi sa che me la deve ancora dare. Me la doveva ancora dare, mamma mia che tempismo di merda che ho. Dove devo arrivare? Mi sa molto in culo perché ho fatto un inseguimento lunghissimo. Ah, neanche troppo. Ah, facciamo questa. Andiamo alla campagna. Sto... No! Ok, non ho più una macchina. Ok, allora. Ricapiteremo un attimo quello che è successo. C'era un maniaco che stava cercando di spaventare nostra sorella. Noi ci siamo allontanati da casa e adesso dobbiamo rintracciare da dove è arrivata la chiamata. Peccato che... Vediamo se lo alzo, se posso fare la... il salto. Sì, vabbè. E... allora, sto rintracciando da dove è venuto, ma mi sa che per rintracciarlo devo disattivare un'altra di quelle torri. Se con N si cambia canzone? Sì. TG? C'è il TG, la radio, le radio news. Ah, stanno parlando della partita che abbiamo fatto arrivare al blackout. Spegni la radio, basta, allora. Allora, 300 metri. Sto cercando ancora di sincronizzare i movimenti della mano con il Q. Allora, scendiamo. E che è successo? E sono sceso un attimo. Ecco perché siamo qua. Negozio. Che mi devo prendere? Welcome. Thank you. Fucili, che devo prendere? Un fucile? Io prenderei questo, un fucile d'assalto. Sì, si prende un fucile d'assalto. E là che ci stanno le news. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hackers. Ho l'impressione che sto per comparire in TV. Security changes. Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount. Vediamo. So we've hired private security for every CTOS control center. Ho l'impressione che these highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers. Ho paura che stia per comprare in TV come nel video principale, però non sono sicuro. Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected. No, okay, non sembrerebbe. And that gives Chicago citizens the comfort they deserve. That was Bloom spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS. Okay, okay, pensavo che di comparire in TV. Tanto mettiamo la musica. Ok, bene, bene, sono più tranquillo. No, perché era uguale, c'erano i cannoni fuori, cioè sembrava identico al negozio quello lì del video anteprima. Allora, sì, io ho visto solo il video anteprima e basta fondamentalmente di Watch Dogs, quindi tutto il resto non so come funziona, a parte il multiplayer che è comunque sempre nel video anteprima, però è disattivato il multiplayer. Contratto da Fixer non lo farò mai più dopo quel casino che ho fatto con la macchina. E qua non posso utilizzare questo, perché devo sbloccare il CTOS. Per sbloccare il CTOS devo arrivare lì. Quanto è lontano se mi rubo una macchina? Mi sa che mi prendo una macchina. Quindi io penso che finiamo questa missione e chiudiamo definitivamente per oggi. Allora, vediamo. Macchina, fermati, non mi investire. Dai, fammi uscire, dai, grazie. No, no, non chiamare la polizia. Porca miseria. Era una macchina di merda, dai. Non volevo crearti problemi. Squad, we got a green light
No, come 17%. Io sto uscendo dalla zona, quindi non mi rompete le palline. 3%, 2%, 0%, lasciatemi in pace, a posto. No, no, come pure qua adesso, dai. Fatemi uscire un attimo dalla zona, allora. Fate uscire? Sono arrivato qua, dai. Sono arrivato dove sono arrivato dove dovevo arrivare. Più o meno. Leviamo. Ma non sono qua già. Allora, questa sarà quella difficile, immagino. Qua sarà difficile perché non posso mettermi a sparare alla gente. Cioè non voglio. Potrei, c'ho un fucile d'assalto. Cos'è? Connettività a corto raggio. Quella telecamera ci posso entrare? A corto raggio, qui ho solo connettività a corto raggio. Allora, come funziona? La gente si distrae così. Ma guarda là, guarda. Ma sto cercando un attimo di vedere come può funzionare. Componente per hack, uso singolo. Punteggio esplosivo rilevato. Posso farlo esplodere? Cioè sta per esplodere quel tipo. Eh sì, è esploso. Mi sa che sta per morire quello. Mi sa che è morto. Allora, io sono un pro, cioè non so cosa sto facendo, ma ho distrutto tutti. Mi sa che non c'è più nessuno. O sbaglio? Quello è uno? Della sicurezza, eh sì. Assolto dall'accusa di pornografia. Eh no, cioè sono in due qua, cavolo. Sua moglie ha chiesto un'ordinanza all'STTA e c'è un esplosivo addosso. Vai da lui. E questo non è morto? Vediamo da qui cosa posso fare. Quanta gente c'è? Ho fatto una gran cavolata. Adesso dovevo farlo. Però anche con quello lì, che se spada quello lì, va bene. E spadano tutte e due, no? Perfetto. Ah, la telecamera nascosta. Che figata, posso entrare così. No, allora. Attiva antifurto. Muoviti là. Venite qui. Dai, venite qui. Venite qui. Vabbè. Crea la guardia per accesso al controllo. Usa il codice accesso per arrivare ai server. E devo usare Z per capirlo, no? Aspettate un attimo. Con Z. Allora, vediamo con Z cosa posso fare. Q di qua. No, raga, è fighissimo, però.
Devo capire come entrare dentro. Olè, sono entrato dentro. Non so che ho fatto, sinceramente. Wow! Where the hell did that come from? Aspetta, come sono arrivato a quell'altra telecamera? Telecamera. Ah, quella è la telecamera nascosta, questo. E attiriamoci da soli lì. Grande, mi posso infiltrare così. Che devo fare? Ah, ah, ah. Ok. 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 Allora. Ok, c'è tempo. Ok. Sblocca. Minchia. Ho sbloccato tutta quest'area. What? You mean you're in the CTOS already? Eh sì, bitch. Vi giuro non l'ho mai fatto prima. Cioè mi è venuto così, non so. Cioè non so se... Non mi sembra difficilissimo sinceramente, però molto intuitivo. Se qualcuno magari sta giocando e si è bloccato a questo punto, se lo può rivedere lento. Ma non penso, comunque non mi sembra difficile, ragazzi. Devo andare, qui ho fatto abbastanza a posto, infatti ce ne andiamo belli belli. Che figata la città così, in digitale. Ciao ciao, io me ne vado, vi ho ammazzati già abbastanza. Possiamo aggredire te però, no? Guarda lì il delirio che ho fatto. Aspetta, facciamo partire... Accesso al quartiere sbloccato. Voglio prendere il tram. Hey, I need you to cover something for me. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs to drive. Fatemi salire. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start. Aspetta, stava dicendo una cosa importante. Alright, fine. Cioè, ho bloccato il treno. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, però ricorda che c'è in ballo la mia reputazione. Non me ne frega niente, tu sei uno psicolabile. Dai su. Allora, quindi abbiamo finito. E dove ci sta? Cioè, il treno non so dove ci sta portando. Però noi dobbiamo andare a fare la missione ancora. Campagna, però noi abbiamo, cioè, abbiamo finito quella missione lì. Quindi io penso che possiamo lasciarci tranquillamente qui sul treno. Cioè sul treno, su questa metropolitana fuori della terra. Come si chiamano? Non mi viene il nome. Vabbè, se vi viene il nome a voi scrivetelo nei commenti. Perché non è un filobus, non è un treno, non lo so. Basta. E quindi io spero che comunque i video vi stiano continuando a piacere. Lo so che lo dico ogni video, però è vero. Spero questo fondamentalmente, perché avevo già detto tempo fa col primo video Watch Dogs 0 che volevo fare questa serie di video. Quindi sono contentissimo adesso di vedere il gioco e di divertirmi insieme a voi, perché comunque mi sta piacendo parecchio. E anche se è un po' più stressante ed è meno... Cioè stressante nel senso che devi rispettare i tempi, devi parlare e tutto, e lo vivi meno bene il gioco, è anche vero che parlando uno nota tante cose che altrimenti non noterebbe, secondo me. Cioè io sto parlando da solo, però so che comunque sto parlando con qualcuno, spero almeno. E quindi vi lascio qua con questa scena che non sto capendo che succede, però facciamo partire il treno. Ciao treno. Ha recentemente visitato la Thailandia, quindi c'è tanti soldi. Non so che ho fatto, però ho preso della musica, va bene. Quindi,
Io posso dire che il video finisce qui. Ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate con i commenti, con i mi piace e tutto. E per oggi è tutto, bella ragazzi, ciao, al prossimo video, che non so se lo registrerò domani o dopodomani, ma comunque lo registrerò sicuramente. Bella!